Due giorni all'insegna dell'innovazione. È la battaglia delle idee quella che si sta svolgendo al Castel dell'Ovo, ovvero il raduno degli innovatori della scena digitale. Il Comune di Napoli e la community Ninja Marketing hanno organizzato una 2 giorni all'insegna della formazione e della competizione di idee innovative di creatività, ispirazione ed innovazione digitale, in cui i giovani team di ideatori si confronteranno con i loro progetti imprenditoriali. Il via questa mattina con una giornata di seminari, workshop ed interventi formativi dedicati alla progettualità imprenditoriale, all'organizzazione di un modello di impresa ed allo sviluppo di un business plan, con particolare attenzione agli aspetti innovativi. Molte cose bellissime accadono, soprattutto nel nostro sud, ci sono centri di eccellenza, l'Università della Calabria, qui in Campania. È bello trovare dei giovani che in un territorio anche difficile, spesso ostile all'innovazione, al fare imprese, invece hanno delle idee, hanno la voglia di portarle avanti. Ci sono stati più di 350 biglietti staccati in sole 3 ore, il prossimo lo faremo in qualche location più grande e ci sono attualmente più di 20 idee che competono. Oggi sono i bar camp, per cui i ragazzi oggi si formano alle varie discipline necessarie a costruire un progetto di impresa, il marketing, il business e l'aspetto di coding and design. Domani, sabato 13, ci sarà invece la vera e propria competizione tra le idee di impresa, alla presenza di esperti di settore e professionisti, con una giuria che voterà quelle più valide. L'idea vincente entrerà nel programma BizSpark di Microsoft, che aiuterà a realizzare l'idea presentata, mettendo a disposizione risorse tecnologiche, consulenza ingegneristica ed opportunità di networking con investitori a sostegno delle start-up. L'importante è che le opportunità siano date a tutti. Quando i giochi sono truccati, i ragazzi li intuiscono e non partecipano. Ma noi cerchiamo di fare il minimo indispensabile, cioè di fornire ai giovani napoletani e non napoletani oggi una vetrina. Una vetrina perché le loro idee possano essere poi selezionate da chi effettivamente, e ci sono nel mondo, ha i soldi per finanziarle e per provare quel famoso start-up, cioè cominciare a partire, vediamo che cosa succede e poi alcune di queste start-up, è già dimostrato in America funziona spesso così, prendono il volo.